Venerdì 8 aprile 2011, alle ore 18.30, presso la sala riunioni del primo piano del castello, si è tenuto l'incontro promosso dal movimento Conversano nel Cuore. Il tema: qual è il futuro della sanità a Conversano? Sono intervenuti all'incontro il dottor Vincenzo Gigantelli, direttore del distretto sanitario Conversano, ASL Bari, il dottor Giuseppe Stama, responsabile del reparto geriatria ospedale di Conversano, l'avvocato Giuseppe Lovascio, sindaco del comune di Conversano, il dottor Raffaele Piemontese, il dottor Silvano Di Palma ed il dottor Sisto, componenti la commissione sanità del comune di Conversano. In particolare si è discussa la delibera del 1 aprile a firma del direttore generale della ASL, che ridimensiona il servizio di pronto soccorso. Noi abbiamo raccolto le interviste del sindaco Giuseppe Lovascio, di Gianluigi Rotunno, che non è potuto intervenire al dibattito e ha rilasciato l'intervista nella nostra sede, e del professor Cesare Preti, segretario del Partito Socialista Italiano di Conversano. Ha coordinato il dibattito il dottor Angelo Scicci. Siamo con il consigliere comunale, il signor Gianluigi Rotunno, e nonché presidente della Commissione Sanità del Comune di Conversano. Lei ha chiesto al sindaco e al presidente del Consiglio di convocare urgentemente un consiglio comunale per la sanità. Perché? Sì, ieri mattina di buon'ora ho chiesto ufficialmente al sindaco e al presidente del Consiglio comunale, Gentile, di convocare immediatamente un consiglio comunale sulla sanità, per prendere le iniziative come comunità, iniziative diciamo corrispondenti alla gravità del problema. Sappiamo che adesso è stato toccato addirittura il pronto soccorso, ci sarà questo servizio assicurato dalle 8 alle 20, mentre la notte saremo coperti soltanto dal servizio del 118. Penso che sia diciamo un altro tassello di uno smembramento non solo dell'ospedale ma dei servizi essenziali, perché noi abbiamo sempre detto che siamo disponibili a discutere di una nuova sanità, però qui si continua con questa storia di smantellare l'esistente e di non costruire alcunché. Per cui ho chiesto questo consiglio comunale. A me dispiace molto che questo Consiglio Comunale non sia stato convocato immediatamente. Penso che la situazione sia veramente difficile e siamo in un'emergenza. E in un'emergenza le comunità devono reagire. È questo che avevo chiesto e chiedo all'amministrazione comunale e a tutto il Consiglio Comunale. Grazie. Sindaco, la chiusura disposta con la circolare del 1 aprile scorso, che chiude il pronto soccorso dalle ore 20 alle 8, può significare per i conversanesi e per i pazienti un disagio reale? Ci sono dei disagi, come purtroppo sta capitando troppo spesso negli ultimi tempi, però credo che il servizio sia comunque assicurato, non è il massimo in questo momento. Stamattina sono stato con il direttore generale della ASL a discutere di questa cosa, mi ha spiegato le motivazioni, che in effetti ci sono dovute a carenze di personale, ma mi ha assicurato che per i primi di maggio il servizio sarà ripristinato esattamente come era prima. Quindi voglio tranquillizzare, saremo tranquilli solo quando vedremo i risultati e vedremo il servizio allo stesso livello di prima. E nel momento in cui ciò non dovesse accadere siamo pronti a protestare e a riprendere in mano la situazione, facendo tutto quello che possiamo fare. Purtroppo non dipendono da noi le decisioni, però di lavoro ce n'è da fare, lo facciamo. Col pronto soccorso, per la verità, non si può scherzare né si può pensare alla pazienza. Mi ha dato rassicurazioni su sostanzialmente un raddoppio in questi giorni del servizio del 118 effettivamente attivo e su invece questo ripristino del servizio dai primi di maggio. Grazie tanto, sindaco. Siamo con il professor Cesare Preti, segretario del Partito Socialista della sessione di Conversano.
Professore, cosa ne pensa lei di questo decreto del 1° aprile scorso? Ma in generale io devo dire che la posizione di noi socialisti a proposito del problema della sanità qui a Conversano è abbastanza chiara ed è una posizione, come dire, salda, che ha una continuità nel tempo. Noi socialisti abbiamo avuto in anni passati una grossa, come dire, funzione nella esistenza non solo dell'ospedale, ma anche nei momenti in cui l'ospedale ha avuto le sue eccellenze, noi socialisti abbiamo avuto un ruolo importante da questo punto di vista. Quindi in qualche maniera l'ospedale lo sentiamo non solo come conversanesi, ma anche come socialisti uno stabilimento molto importante, uno stabilimento nostro. Naturalmente l'attuale, come dire, situazione di decadenza e l'attuale situazione di pericolo per la comunità di Conversano dell'ospedale non è una cosa che ci lascia molto tranquilli, questo è poco ma sicuro. Certo, capiamo anche che i tempi sono passati, i tempi sono diversi, la sanità ha dei costi che non sono più i costi di 30 anni fa, questi costi implicano che per avere degli ospedali di tipo medio bisogna investire molto di più, capiamo anche che delle forme di razionalizzazione della presenza degli stabilimenti ospedalieri sul territorio sono necessari, lo capiamo. Sappiamo che però, riteniamo che però Conversano, per la sua tradizione, per il suo ruolo, possa e debba avere di più rispetto a quello, al ruolo che gli è stato in qualche maniera fino adesso indicato. Ristrutturare la presenza ospedaliera a Conversano, trasformarla in qualche cosa di diverso, va anche bene, ne possiamo anche discutere, noi crediamo, però tenendo fermo una cosa, che una presenza sanitaria che sia al servizio della città e che serva la città rimanga ferma. Questa è la nostra idea. Grazie tante. Sono in te, quando tu sei in me, noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Noi siamo